Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo unboxing. Allora, innanzitutto auguri di Buon Natale e di buone feste a chiunque stia guardando questo video e proprio in occasione del Natale 2011 vi propongo l'unboxing del mio regalo di Natale, cioè la Collector's Edition di Batman Arkham City. Allora, diamo subito un'occhiata. Come vedete è una scatola abbastanza grossa. Da qui vediamo subito la action figure di Batman, ma prima di aprire andiamo a vedere cosa include. Allora, come vi ho già detto, include la statua di Batman prodotta da Kotobu Kiya, non so se sia un artista oppure un'azienda, un esclusivo artbook di Batman Arkham City, i Blu-ray del film d'animazione della DC Comic, della DC Universe, Batman e Cavaliere di Gotham, una skin di gioco Il Ritorno del Cavaliere Oscuro, la mappa Iceberg Lounge multigiocatore disponibile per il download e infine la colonna sonora di Batman Arkham City. E questo è il contenuto della Collector's Edition. Ora andiamo a aprirla. Solleviamo il coperchio in plastica e si apre praticamente di fronte ai nostri occhi come un fiore appena sbocciato. Ecco, allora, la prima cosa che vediamo ovviamente, via questo, è la meravigliosa action figure di Batman del Cavaliere Oscuro. È abbastanza pesante, quindi vuol dire che è fatta di un materiale molto resistente, infatti è molto dura. È dipinta magistralmente, curata nei minimi dettagli, la tuta sembra quasi vera, cioè veramente molto ben fatta, è forse il pezzo che più risalta di tutta la collezione. Come vedete è ancora imballata, ancora nuova, perché io stesso non l'ho ancora aperta, ecco. E questa è la bellissima action figure, che davvero, secondo me, vale già tutti i soldi spesi, ecco. Ok, e dopo l'action figure andiamo subito a vedere cosa c'è in questo cassettino segreto. Allora, nel cassettino troviamo il Blu-ray disc di Batman il Cavaliere di Gotham, un film d'animazione i cui produttori sono gli stessi di Batman Begins e di Batman il Cavaliere Oscuro, gli ultimi due film che secondo me sono i più belli che siano mai stati fatti su Batman. Questo è il disco con su di nuovo il Cavaliere e possiamo vedere che è della durata di 76 minuti, quindi è un film, cioè è un film d'animazione abbastanza lungo. Io spero sia altrettanto bello, i produttori sono gli stessi, quindi mi aspetto qualcosa di davvero formidabile, ecco. Non l'ho ancora visto, ovviamente, però le aspettative sono molto alte. Ok, questo era il Blu-ray disc che mi vedrò più tardi sulla PlayStation 3, perché è il mio unico lettore Blu-ray. Ok, poi, allora, dove sono tutti gli altri contenuti? Eccoli qua. In questa splendida copertina, Batman Arkham City. Allora, qui dentro c'è tutto quanto, tutti i buoni da riscattare, l'artwork e i CD del gioco. Il CD del gioco in questa parte di plastica, mentre tutto il resto è qui. Andiamo subito a vedere cosa contiene. Allora, abbiamo il libretto di istruzioni che composto praticamente da veramente 4 pagine di numero, come potete vedere, 3-4, quindi molto scarno, un po' uno schifo. Poi abbiamo un codice da riscattare per giocare a quello che sembrerebbe questo nuovissimo gioco di ruolo di cui è disponibile la beta. Dietro qui si trova un codice per poter giocare in esclusiva la beta di questo Gotham City Impostors, che sembra abbastanza interessante, magari più avanti proverò a giocarci. Poi abbiamo, allora, Non so se sia normale, ma io mi sono trovato, come potete vedere, due buoni esattamente identici per il download del personaggio di Catwoman, che ancora non ho capito se si può usare solo in multiplayer oppure anche nella storia. E sono, cioè, guardate, sono identici. Uno, due, sono uguali. Quindi non so se sia stato un errore oppure, non lo so. Io comunque ce ne ho due, ecco. Poi abbiamo il coupon per riscattare la colonna sonora di Arkham City, che già qua il fatto che non è su CD a me mi fa imbestialire, perché vuol dire che sarà ovviamente in MP3, quindi compresso, non sarà ovviamente di qualità CD. Vabbè, viva il risparmio anche a scapito della qualità, ok. Qua questo è il codice per riscattare la skin di The Dark Knight Returns. Io non ho ben capito ancora
cosa sia, perché come potete vedere è un costume molto diverso. Boh, magari nella storia si capirà meglio come mai ci sarà questo cambio, che è un costume che rifà di più al Batman classico con la cintura gialla, eccetera. Il mantello non è, sembra neanche con le punte, no, in verità ce l'ha, però vabbè, ok. Poi, questo è il codice per riscattare la Iceberg Lounge, cioè la mappa multiplayer, con il pinguino che si fuma il suo sigarozzo, ecco. E poi questo è il foglio di avvertenza per la statuetta, che dice a tutti i bimbi minchia: attenzione che ci sono le parti appuntite sulla statuina. Sì, come no, non ci arriviamo, siamo idioti, poverini. Ok, e adesso diamo un'occhiata all'artbook. Allora, ve lo faccio vedere un po' velocemente, perché questa telecamera di merda non può fare più di 10 minuti. Vari nemici di Batman che troveremo nel gioco. Spiccano Joker, Enigmista e Freezer. Freezer, ciao, non è che siamo a Dragon Ball, Mr. Freeze. Scene, campi di battaglia, Catwoman, Robin, wow, ci sarà anche Robin. Vari disegni, abbiamo Joker, abbiamo gli scagnozzi del Joker, il pinguino abbiamo pure in questo gioco, benissimo, con un occhio cibernetico sembrerebbe, Harvey due facce, qua sembra lo zio Sam, I want you. Poi Mr. Freeze, uno a mio parere ridisegnato davvero da Dio. Ci sarà anche l'enigmista, lo potete vedere, e la puttanera del Joker, Harley Quinn, quella c'è sempre insieme al Joker. Qualche, non lo so, campagna elettorale, no? Che cazzo è, non lo so. E poi abbiamo altri artwork, il Dottor Strange, che sembra che giocherà un ruolo abbastanza fondamentale nella trama, dai trailer che ho visto, di tutti i gadget di Batman, davvero belli, e l'incontro tra Batman e Strange. Ok, e dopo l'artwork veniamo al disco del gioco, eccolo qui. Il disco è abbastanza, cioè, abbastanza carino effettivamente. Il brutto è che non è la sua custodia, quindi io che sono solito mettere tutte le edizioni speciali da una parte e le custodie dei giochi dall'altra, sono, diciamo che l'ho presa in quel posto, perché qua è tutto, vi vedo io il riflesso, eccomi qui, ok, quindi l'ho presa un po' nel culo, ecco, peccato. Però devo dire che per tutti i features di questa edizione è un prezzo che sono disposto a pagare. Bene, questo era tutto quello che conteneva la Collector's Edition di Batman Arkham City. Il gioco io non l'ho ancora provato, però promette davvero bene. A me il primo è piaciuto molto, perché fa vedere, diciamo, un Batman un po' più cattivo, quasi un po' più ninja, quindi questo gioco secondo me sarà ancora meglio. Arkham City di per sé fa pensare che l'ambientazione di gioco sarà più grande, ci saranno più nemici, eccetera. Quindi io mi aspetto veramente molto da questo gioco. Niente, spero che questo unboxing vi sia piaciuto, anche per oggi abbiamo finito. Colgo l'occasione per fare ancora tanti auguri di Buon Natale a chiunque abbia guardato questo video, e ricordate che ci vedremo prossimamente, forse per qualche altro unboxing, o forse per riprendere con le puntate della rubrica Matti Ammazzo se non si, oppure per qualche altro video stupido senza senso. Bene, da Matti Ammazzo, ciao a tutti!